Salve. Ciao a tutti ragazzi, sono Fabri90 e benvenuti in questo mio primo video update. Me l'avevate chiesto in tanti, io ve l'avevo promesso, prima o poi avrei fatto un video update e ora potete sentirmi, ma non solo, vi faccio anche vedere chi sono, così che se domani, un domani voleste guardare un mio walkthrough, saprete già almeno la faccia di quel pazzo, stupido, criminale, mongoloide che non è capace a giocare, che gioca così male. Quindi vi mostro chi sono in realtà. Ciao. Ora. Potete anche mettere in pausa il video e andare a vomitare. Io non mi offendo, anche perché non verrò mai a saperlo, meno che non me lo diciate poi voi nei commenti. Comunque, facciamo i seri, dai. Video update. Video update significa video aggiornamento in inglese. E io voglio aggiornarvi su almeno tre cose. Voglio parlarvi di tre cose, fondamentalmente. La prima delle quali è Zelda Twilight Princess, il mio ultimo walkthrough, quello appena finito. Voglio spendere qualche minuto, insomma. Voglio dirvi cosa ne penso in realtà, nonostante voi mi abbiate lasciato un ottimo feedback, un mucchio di commenti, un mucchio di pollicioni in su e io vi ringrazio, continuate a farlo, siete gentilissimi, voglio comunque spiegarvi un attimino così col senno di poi dove secondo me ho sbagliato e dove secondo me avrei potuto migliorare. Beh, come va? Mi siete ripresi dallo shock causato dalla mia brutta faccia? Scherzi a parte, dai. Twilight Princess. Dovreste esservi accorti che è andato tutto molto liscio, soprattutto nei dungeon. Vi basti pensare che li ho completati tutti in due, massimo tre video ciascuno. Se avete seguito tutto il walkthrough, però, dovreste ricordarvi che nel dungeon d'acqua ho saltato due scrigni. Ad essere sincero non sono per niente contento di averli saltati, ma purtroppo mi sono dimenticato il procedimento necessario per poterli raggiungere. In ogni caso si trattava comunque di scrigni inutili, ve lo dico, perché contenevano soltanto rupie altrettanto inutili, però mi dispiace non averli mostrati nei video, vi chiedo scusa. Ve lo dico adesso, prima di registrare i vari video faccio sempre delle prove, così almeno so già dove devo andare o cosa devo fare. Beh, nelle prove non ho saltato niente di niente. Però quando ho registrato il dungeon d'acqua ho avuto diversi vuoti di memoria, ho dimenticato il procedimento per poter raggiungere quei due scrigni. Forse sto diventando vecchio? Ma. Comunque in generale sono soddisfatto di come sia venuta questa serie di video. Però, ad essere sincero, una volta registrato tutto il gioco, mi sono pentito di aver fatto tutte le subquest insieme e soltanto alla fine. Forse sarebbe stato meglio sparpagliarle, dividendole magari tra un dungeon e l'altro. Però ormai avevo registrato già tutti i video, e siamo sinceri ragazzi, solo un pazzo avrebbe ricominciato a registrare tutto il gioco da capo. Comunque mi piacerebbe sapere che ne pensate voi. Secondo voi è meglio fare le subquest tutte d'un fiato, come ho fatto io, oppure è meglio dividerle e frazionarle nel corso del gioco? Fatemi sapere se vi va, lasciatemi un commento e ditemi la vostra opinione, così magari saprò regolarmi meglio per i prossimi giochi di Zelda che farò in futuro. Goomba! Oh, cazzo, non ditemelo che sono di nuovo in diretta. Dai, scherzi a parte, ragazzi. Argomento Zelda concluso, parliamo dei miei prossimi progetti. I miei prossimi progetti e i prossimi giochi di cui farò dei walkthrough sono sempre, esclusivamente, sempre, categoricamente, sulla mia destra, qua però per voi la sinistra del mio canale. Sulla sinistra, nella descrizione del mio canale, ci sono sempre, 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 e ancora una volta sempre, i giochi che farò in futuro. I giochi che farò in futuro in questo caso sono Paper Mario, l'originale per Nintendo 64, e Paper Mario 2, il portale millenario per Nintendo GameCube. Andiamo a vedere, dai, qualche immagine insieme, intanto ne parliamo. Oh, ve lo giuro, quando gioco normalmente non sono come mi avete visto poco fa. No, però dai, se ci penso, beh, boh, forse sono anche peggio. Bestemmio, urlo come un malato di mente. Comunque, dai, parliamo un po' di Paper Mario. Se non lo conoscete dovreste veramente vergognarvi. È un gioco stupendo, o almeno,
secondo me è veramente spettacolare. Comunque niente paura, anche se non lo conoscete, ci sono io qua apposta, no? Per farvelo vedere. Innanzitutto, Paper Mario è un GDR, o RPG, come preferite dirlo voi. È per il buon vecchio Nintendo 64, però vi devo avvisare, è tutto quanto completamente in lingua inglese. Ora, siamo nel 2012, l'inglese dovrebbe essere una seconda lingua per tutti, siamo sinceri. Quindi spero che non sia un problema, che non vi crei dei problemi questo fattore della lingua. Comunque, mentre vi parlo, vi dico che ho già registrato tutto quanto e mi sono venuti 49 video, però potrebbero anche diventare 50. Però mi spiego. Se ho voglia, cioè 49 video ed è finito, 50 video solo se mi gira di farla al 100%. Non ho ancora deciso per ora. Se ve lo stesse domandando, comunque inizierò a caricarlo dal 1° di marzo. È tutto quanto scritto nel mio canale, come sempre. Ah, prima che mi dimentichi, vi dico ancora una cosa, che però è più una curiosità. Il software che uso per montare i video, per editare i video di solito, in questo caso non mi legge il formato dei video di Paper Mario. Non so il perché, però non me li legge. Voi adesso potreste anche dire, ma che cazzo se ne frega, ok? Però vi ho detto questa cosa per farvi sapere che userò per la prima volta l'editor video, quello di YouTube. Lo userò per tagliare e migliorare un pochettino i video. Però sì, no, dai, effettivamente se ci penso la domanda, ma chi cazzo se ne frega, ci sta. Per quanto riguarda Paper Mario 2, o meglio, Paper Mario il portale millenario, non ho molto da dire per adesso. Siamo, la console è Nintendo GameCube stavolta, il gioco è tutto quanto in italiano, quindi sì, ce l'ho con voi, con voi che avete l'insufficienza in inglese, potete gioire. Per ora ho registrato poco o niente, insomma, giusto poco, dai, poco più dell'inizio. Quindi non so ancora dirvi di quanti video mi verrà questo walkthrough, però per quel poco che ho visto, secondo me può piacere ancora più del primo. Più che altro per il fattore grafico, ecco. Posso dirvi che lo farò al 100% solo ed esclusivamente se avrò fatto anche il primo Paper Mario, quello per Nintendo 64, al 100%. Insomma, per par condicio, o li faccio entrambi al 100%, oppure nessuno dei due. Mi dispiace, però è così. Ultimo argomento, ragazzi. L'ho tenuto per ultimo perché, sostanzialmente, io lo reputo il più importante. L'argomento in questione è la partnership di YouTube. Molti di voi me l'avevano già consigliato, mi avevano detto che avrei dovuto provare a fare richiesta, ma avete anche consigliato di passare attraverso TGN per, diciamo, agevolare le cose, tutto quanto. Io ho seguito i vostri consigli, ragazzi, ho fatto richiesta, ve l'avevo detto nei commenti, vi ringrazio per il supporto e il sostegno, però purtroppo mi hanno risposto dicendomi che mi hanno preso. Sì! Sto per diventare partner, ragazzi, sono contentissimo. Ora, mentre registro questo video update, non c'è ancora la partnership. Devo attendere l'email ufficiale di YouTube, che arriverà da una settimana o un mese, mi hanno detto. Però comunque mi hanno accettato. E questo è tutto grazie a voi, grazie alle vostre visualizzazioni, ai vostri commenti, ai vostri pollicioni in su, ai vostri mi piace, l'ho già detto che sono i pollicioni in su. Insomma, è tutto grazie a voi, io vi devo ringraziare, vi ringrazio davvero, grazie di cuore, mi avete reso veramente felice. Grazie. Con questo, niente, ve l'ho detto, sto per diventare partner, penso che sarà una gran ficata, sostanzialmente, e niente, dai. Direi che questo update è servito a rompere il ghiaccio, non avete idea di quante volte ho dovuto riregistrare i vari video perché non mi piacevano e Masni, Mr. Masni 89 ne sa qualcosa perché è lui il cameraman, fai ciao con la mano, dai. Eccolo lì. Ho dovuto riregistrare un mucchio di volte questi video perché dai, non c'è niente da fare, c'è imbarazzo almeno da parte mia. Spero comunque che questa mia cosa, questo mio video update vi sia piaciuto. E niente, voglio scusarmi con voi, purtroppo abbiamo dovuto utilizzare un telefono cellulare per registrare questo video. Purtroppo i nostri mezzi sono questi, non abbiamo videocamere
e niente, non sapevamo come arrangiarci, abbiamo dovuto arrangiarci in questa maniera con un cellulare. Qualità fa un po' cagare effettivamente, però dai, chi si accontenta gode, dicono. Con questo concludo l'update. Vi ringrazio ancora e niente, spero continuate a seguirmi. Ciao a tutti ragazzi da Fabri90. Ciao!